Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come avete visto la copertina, oggi si parte con la terza puntata del restauro della GT. Avete visto la presentazione, avete visto come l'abbiamo lucidata, anzi come l'ha lucidata Paolo, ma adesso vedremo una bella modifica. Ringraziamo il reparto Corse per averci mandato i distanziali e partiamo col montaggio. Ma prima di farvi vedere il montaggio, vi faccio vedere come il cerchio in acciaio è abbastanza dentro il parafango. Anche dall'alto, se vedete, io mi affaccio, però la gomma è proprio dentro. Dopodiché vedremo il risultato finale su tutti e quattro. Prima cosa da fare? Smontare il cerchio. Ovviamente per fare questa operazione bisognerà alzare la macchina, e la macchina per magia non si alza, quindi bisogna usare il famoso attrezzo che si chiama Crick. Crick idraulico. Sì, idraulico con le braccia. Seconda cosa da fare? Pistola e tiriamo via i dadi. Tirati via i dadi, tireremo via il cerchio. Prendiamo i distanziali di reparto Corse, fatti rigorosamente da loro, made in Italy, devo dire materiale di qualità estrema. Ovvio che adesso non puliremo l'appoggio perché dobbiamo cambiare anche i dischi. Sì, quindi sarà giusto un tutorial per far vedere come si monta. Tu cosa dici? È una cosa per principianti questo o... Possono farlo anche principianti, però con le dovute precauzioni. Sì, è un lavoro sicurezza, semplice. Sì, un lavoro semplice. Ovviamente, in sicurezza, quindi mettere un cavalletto magari sotto la macchina. Spazzolare molto bene questa zona qui. Sì. Qui andremo a cambiare il disco, però sì. Ovviamente... No, oggi facciamo vedere giusto come esatto. Viene messo questo, ecco. Che in realtà... Però in realtà la zona è anche bella pulita, è solo si data la campana del disco. Beh, è già buono che entra. È già buono e precisissimo. Precisissimo, fatto al centesimo, devo dire. Cioè, non comprate le cose su siti poco raccomandabili, andate su persone che fanno del loro lavoro una professione anche sì. Di qualità. Tac. Veramente preciso. Lo smontiamo. Tac. Tiro sul click? No. No, adesso. Tira giù, tranquillo. È già appoggiata su tre ruote, non ti preoccupare. Ragazzi, non fatelo a casa questo. Guarda, potresti attaccare questo adesivo qua, no? Sui fianchi. Attaccheremo questo adesivo, ma... Scopriremo dove. Scopriremo dopo. Riprendere la ruota smontata. Ovviamente i bulloni sono diversi, quindi servono quattro bulloni nuovi. Possiamo vedere la differenza. Il bullone originale col bullone... mamma mia. Il cerchio verrà in fuori parecchio. Sei contento? Super. Ottimo. Tra l'altro, se qualche azienda sta guardando questo video, volete mandarci quattro cerchi, noi li prendiamo. Sono anche freni, gomme, tutto. Un buono pasto anche, non so, qualsiasi cosa ben accetta. È tutto fatto su misura, non c'è niente che dia fastidio, quindi l'operazione a quel punto diventa facile. Tac, tac, tac e tac. Controlliamo il centraggio, devo dire che è perfetto, ma sono curioso di vedere con la macchina giù quanto fuori sarà il cerchio. Adesso vediamo. Allora, abbiamo visto che prima il cerchio qua non si vedeva, ma come mi sporgo un po', vedo tutta la gomma e tutto il cerchio. E devo dire che, tutto sommato, siamo anche al limite, sì. Ma dentro la legge, perché i fuori legge girano con i cerchi in fuori. Noi che siamo regolari, giriamo col cerchio all'interno del parafango. Perché la legge dice che il cerchio deve stare all'interno del parafango, non all'esterno, giusto? Esattamente. Guai se no. Guai. Fate i bravi. Guardate la gomma come sporge fuori dal musetto, da questo lato, e guardate dall'altra parte come non sporge. Cioè, si vede, vedete la linea della gomma? Questa linea qua combacia con questa linea qua. E questa linea qua, praticamente di una linea di gomma, dai. Un battistrada, vedete questa qua contro questa? È venuta fuori di così. Ma sei un terrorista? No, tira via tutto, speciale. Dai, tira via tutto, reparto Corse, avete esagerato. Dietro lo vediamo tra 5, 4, 3, 2, 1. E voilà, come per magia, siamo all'esterno di quell'officina. È da 4 mesi che io registro questo video e finalmente posso farvi vedere il risultato finale. Ecco i distanziali montati, come fittano sulla GT. Come potete notare, la gomma sta comunque all'interno del passaruota, non abbiamo esagerato. Ovvio che se per caso troveremo un'azienda che collaborerà con noi per tirar giù la macchina, sarà anche più bella, però di fatto la macchina sembra stock. Ad ogni modo, come vedete, da circa qua in poi la gomma sembra che esca, ma è una cosa normale. Alla fine, per essere omologati, la ruota deve rientrare dentro il parafango di qua, quindi quando andate a mettere un distanziale,
state attenti a questo piccolo dettaglio. Bene, questa puntata è finita, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, commentate, condividete. E come al solito... Grappa! Grappa! Esatto, proprio così. Grappa!